tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico poncho che io ho chiamato Poncho Charm. Per poterlo realizzare io ho lavorato, unendoli tra di loro, due filati che sono completamente diversi l'uno dall'altro, ossia il fascinetto e il cashmeretto, entrambi della Mistrico. Potete già notare quanto sono diversi, uno è peloso, l'altro c'ha il lamé, eppure guardate il risultato. Questo poncho è luminoso, è morbido, è caldo, è fantastico, non punge per niente, io lo adoro. Allora vi dico che io per poterlo realizzare ho utilizzato 5 gomitoli del cashmeret, ogni gomitolo è da 25 grammi, misura 110 metri, e 2 gomitoli del fascinator, ogni gomitolo fascinator è da 50 grammi e misura 330 metri. Li ho lavorati insieme, quindi 5 di questo e 2 del fascinator. Ho realizzato dei kit che trovate sul mio sito, appunto chiamati kit Charm, proprio perché si chiama così anche il poncho. E oltre a questi due colori uniti insieme, voglio farvi vedere altre combinazioni di colori che sono presenti sul sito. Abbiamo questo, dove vedete il nero unito al grigio scuro o il grigio perla unito al grigio chiaro, ma anche potete unire il grigio chiaro al grigio scuro. Quindi abbiamo fatto diverse combinazioni e naturalmente ho anche fatto un'altra distinzione, perché questo poncho va benissimo sia per una taglia M che per una taglia S, ma per una taglia L vi consiglio di farlo leggermente un po' più lungo. Per questo ho dovuto aggiungere un gomitolo del cashmeret. Quindi troverete anche il kit che ho chiamato sempre kit Charm, però taglia L, proprio per chi ha una taglia più grande e quindi ha bisogno di un gomitolo in più. E spero che questo vi agevoli nell'acquistare appunto il filato e lavorarlo quindi insieme. Per quanto riguarda la realizzazione del poncho, vi posso assicurare che è semplicissimo. Prima di tutto il punto lo conoscete, perché non è la prima volta che lo lavoro, perché dà vita a queste bolle. Infatti ho fatto proprio una maglia proprio che si chiama in questa maniera. Mi piace molto questo punto perché è semplice, è veloce e dà questo senso di molto movimento alla creazione. Sono 4 giri che vanno sempre ripetuti e si fa un lungo rettangolo. Il mio è largo 70, mi sembra sia lungo 135 centimetri, non vorrei sbagliarmi, quindi tutta la lunghezza si poi chiude e si cuce soltanto da un lato, quindi abbiamo una sola cucitura che permette appunto di avere questa lavorazione un po' in diagonale, che io trovo veramente molto carina perché molto moderna. E poi un'altra cosa, questo tipo di lavorazione fa sì che il collo venga così, vedete, qui alto e qui basso, quindi qualcosa di diverso dal solito, un poncio un po' diverso dal solito, questo dato soltanto da una chiusura e da una cucitura diversa da quella che siamo abituate a fare. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure come sempre potete taggarmi sul mio Instagram, dove mi trovate come Elsa Faccio, e noi ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro poncho io lavorerò insieme questi due filati, che sono il fascinator e il cashmeret della Mistrico. Sono filati molto diversi tra di loro, ma vi posso assicurare, e l'avrete già visto inizio video, che lavorati insieme sono spettacolari. Io però nel campione che vi farò vedere lavorerò un filato diverso, perché altrimenti con questo non vedreste bene la lavorazione, perché comunque ho scelto questo blu che è un blu molto scuro, quindi preferisco lavorare con un altro filato. Però vi dico già che la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su multiplo di 8 e che a cui vanno aggiunte 3 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine, e che io lavorerò con un 104,5. Il mio rettangolo sarà largo 70 centimetri. Per avere ciò io ho montato 75 catenelle, quindi un multiplo di 2, 72 più 3 catenelle, proprio per avere l'inizio uguale alla fine. Mi raccomando, anche se avete il mio stesso filato e lavorate col 4,5, se per caso non vi trovate a lavorare col 4,5 ma volete lavorare con un filato più piccolo o più scusate, con un uncinetto più piccolo o più grande, andate a diminuire di almeno 8 o aumentare di 8 catenelle, a seconda appunto se state lavorando con un uncinetto più grande e più piccolo. Stessa cosa se andate a lavorare con un filato diverso, fate in modo, se siete una taglia SM, di arrivare comunque ad avere 70 centimetri, quindi lavorate mettendo tante catenelle fino ad arrivare a 70 centimetri. Taglia L, secondo me basta che aumentate soltanto di 8, massimo 16 catenelle, quindi alle mie 73 andate ad aggiungere 8 o massimo 16 catenelle, non di più, per
perché comunque secondo me come lunghezza va bene un po' per tutte queste 70, quindi io alla fine direi soltanto di aumentare di 8 catenelle, giusto per averlo lungo, ma se, già 16 catenelle secondo me è già troppo lungo, meglio che andate ad aumentare la lunghezza piuttosto che la larghezza del vostro poncho. Però detto ciò, quindi vi ricordo, io monterò 73 catenelle, però nella lavorazione che vi farò vedere adesso lavorerò su un campione con un filato diverso, ma l'uncinetto è sempre quello. E vado a fare 2 catenelle che sono mia prima maglia alta, catenella di separazione, salto 2 catenelle di base, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una maglia alta, entro una successiva e realizzo una maglia, scusate, salto una catenella di base, entro una successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro una successiva e realizzo una maglia alta. E si ricomincia. 3 catenelle, salto una catenella di base, vado una successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro una successiva e realizzo una maglia alta. Di nuovo 3 catenelle, salto una maglia alta, una catenella di base, entro una successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro la successiva e realizzo una maglia alta. Quindi dobbiamo fare questo per tutto il giro. 3 catenelle di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e faccio una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia alta, una catenella di base, vado a fare una maglia alta. Continuo così per tutto il primo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto 3 catenelle, salto una catenella di base, vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, entro una successiva e vado a fare una maglia alta. Mi giro con la lavorazione e vado a fare in questa maniera. Realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, vado dove ho la maglia, rientro dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme. Quello che vado a fare adesso lo faccio per tutto il giro. Catenella di separazione, vado dove ho la seconda delle mie 3 catenelle e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e di nuovo una maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi vado dove ho la seconda delle mie 3 catenelle, realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte e delle mie 3 catenelle e realizzo una maglia alta, catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Andiamo a fare questo per tutto il nostro secondo giro. Sto per terminare il secondo giro. Ho fatto la catenella di separazione, entro nella penultima catenella della penultima maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, salto una catenella, entro nella successiva che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme, prendo il filo, rientro di nuovo nella stessa catenella e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il mio secondo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il terzo giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Quello che facciamo adesso lo facciamo per tutto il giro. 3 catenelle di separazione, salto le due maglie alte chiuse insieme, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella
catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva, realizzo una maglia alta. 3 catenelle, quindi si ricomincia da capo, 1 2 3, salto le due maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva, realizzo una maglia alta e di nuovo 3 catenelle, salto le due maglie alte chiuse insieme, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva, realizzo una maglia alta, 3 catenelle, salto le due maglie alte chiuse insieme, di nuovo maglia alta, catenella di separazione, maglia alta successiva, vado a fare una maglia alta. Devo continuare così per tutto il mio terzo giro. Sto terminando il terzo giro e vado a fare 3 catenelle. Salto le due maglie alte chiuse insieme, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Giriamo la lavorazione, andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro e vado a realizzare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Vado dove ho la seconda delle mie 3 catenelle e realizzo un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione, rientro nella catenella che è nella catenella di nella seconda catenella e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, quello che facciamo adesso lo dobbiamo fare per tutto il giro. Prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione, vado dove ho la seconda catenella delle 3 e vado a fare maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta, catenella di separazione, vado a fare una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, le chiudo insieme. Catenella di separazione e di nuovo vado dove ho la seconda delle mie 3 catenelle e realizzo maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta, catenella di separazione, facciamo un'ultima volta insieme, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione, vado dove ho la seconda delle mie 3 catenelle, realizzo maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione e ricomincio da capo. Devo fare questo quindi per tutto il mio quarto giro. Sto per terminare il mio quarto e ultimo giro e vado a fare in questa maniera. Vado nella seconda delle mie 3 catenelle e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa, prendo il filo, salto una catenella, entro una successiva che la terza equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Quindi questi sono i nostri quattro giri che dobbiamo sempre ripetere. Vi faccio vedere un'altra volta il primo giro perché abbiamo una base diversa e andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, catenella di separazione, vado direttamente nella seconda maglia alta, quindi qui è dove avevo le due maglie alte insieme, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto le due maglie alte chiuse insieme e ricomincio da capo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, maglia alta successiva, entro e faccio una maglia alta. 3 catenelle, salto 2 maglie alte chiuse insieme e continuo. Quindi ripeto, questi sono i quattro giri che dobbiamo sempre andare a ripetere per creare la nostra creazione. Io vi ricordo che la mia il rettangolo è lungo 70 centimetri e penso di arrivare almeno una lunghezza di 125-130 centimetri. Devo vedere un po', comunque vi farò sapere. Mi raccomando, naturalmente, per una taglia M, secondo me dovete aumentare soltanto di qualche giro, magari. Se io arrivo a 35, voi arrivate a 37, 38, non di più, ma secondo me per come verrà l'idea che ho io del poncho,
taglia M può non fare anche dei giri in più, ma fermarsi alla mia stessa lunghezza. Mentre per una taglia LXL, in questo caso vi consiglio di andare a mettere di fare il rettangolo più lungo. Se io tipo arrivo a 125, voi arrivate a 100, 130, 135, direi più 135. Quindi rispetto alla lunghezza finale che avrà il mio rettangolo, una taglia L vada a fare almeno 10 centimetri in più. Allora, io ho terminato di lavorare il mio rettangolo, guardate che bella lavorazione, ho lavorato per circa 135 centimetri e come lunghezza per me va più che bene, direi che va bene anche per una taglia M, forse per una taglia L farei qualche centimetro in più, però diciamo che comunque a me è venuto bello largo, quindi secondo me va bene anche per le taglie un po' più grandi. Ora lo pieghiamo su se stesso facendo combaciare i due lati più corti da questo lato, ma la cucitura verrà fatta soltanto qua sopra, partendo dall'esterno verso l'interno. Adesso vedete, io farò combaciare in questa maniera la mia lavorazione. Io andrò a cucire per circa 48 40 sì, 48 40 vediamo un attimo giusto per essere più sicuri, per circa 46 centimetri, in modo tale che qui avrò uno scollo dove passerò la mia testa qui di circa 23 centimetri. Ora per una taglia M vado a cucire per 44 centimetri, una taglia L per 42 centimetri, in modo tale da avere lo scollo più largo che passa alla testa. Naturalmente questo se volete lo scollo un po' più largo, se invece come me lo volete bello stretto potete lasciarla cucire fino a 46 centimetri. Il mio consiglio è quello di mettere un marcatore qui al centro della cucitura e qui ai lati e provarvelo prima di andare a cucire, in modo tale da vedere se l'apertura del collo va bene oppure no. Un'altra cosa che vi consiglio, adesso che andremo a cucire, io non cucirò con tutti e due i filati, ma soltanto con uno. Questo perché andare a cucire con i due filati renderebbe la cucitura troppo doppia. Penso che andrò a cucire o soltanto con il fascinator, che così la cucitura si vedrà poco e farò una cucitura comunque abbastanza stretta, lavorando sempre con il filo con l'ago di lana e passando avanti e dietro per le catenelle. Quindi una lavorazione molto semplice.